Gianfranco mi chiama anche a Napoli perché Gianfranco ha tante qualità, ma ce n'ha soprattutto una che oggi direi che è indispensabile e che comincia a essere rara, ed è l'ottimismo. Tutte le volte che lo sento c'è una botta di ottimismo, che le cose si possono fare, che bisogna fare questo e che si possono fare. Perché, vedete, io distingo nella nostra area della sinistra, non quel partito, quell'altro, eccetera, ma quelli che pericolano e quelli che fanno, che è una distinzione umana più importante di qualsiasi problema di linea politica. E purtroppo l'area di quelli che pericolano è ormai vasta e in aumento, e quello credo che sia il primo nostro obiettivo: ammazzare i piagnucoloni, che non se ne può più. E devo dire però che adesso mi ha fatto molto piacere sentire Danardo, che non conoscevo, perché ha richiamato delle cose così importanti che mi viene in mente quanto sarebbe importante che nel nostro lavoro noi ne parlassimo ogni tanto del passato, non solo per ricordarci le sconfitte e neppure solo per un richiamo alla resistenza, diventa poi qualche volta simbolico invece di parlare di questi pezzi di storia concreta. Mi ha fatto molto piacere che tu hai, per esempio, citato la storia della Tennessee Valley, che è un'esperienza fondamentale, che è stata quella del New Deal americano e che ha prodotto proprio un momento di straordinaria democrazia, come oggi dovrebbe essere. Perché la storia della Tennessee Valley, quindi di questo prospetto di cosa, è stata in mezzo a una cosa che si era inventato Roosevelt, che tutti potevano scrivere le loro proposte e che c'era un posto dove tutti quanti, dove si vagliavano tutte le proposte che venivano dalla gente, dai cittadini. Ed è già questo, vedete, un'idea straordinaria che corregge la democrazia, che adesso invece non so se devi rivolgere a qualche turno un'amministrazione, uno Stato, che è quello che è, no? Che continua a fare le cose che ha fatto. Questa vicenda particolare ne è l'amministrazione. Ma mi ha fatto anche molto piacere che tu hai ricordato una cosa che ci è più vicina, Virginia. La voglio ricordare perché, se ben ricordate, perché Virginia stava vicino quando ci fu quel terribile terremoto, Berlinguer, tornando dal vedere, Virginia fu grave come terremoto, ma fu grave anche perché emersero tutte le magagne di una democrazia ormai corrotta, un regime democristiano, tutto quello che venne fuori proprio ormai di malattia, di cancro della democrazia che si era verificato in questi anni di potere democristiano. Berlinguer torna e dice, convoca una direzione straordinaria del partito a Salerno e dice, e parla, e comincia a parlare della crisi della democrazia. Questo è il primo punto, tema che poi riprende in quello due o tre interviste che fa proprio subito in quell'inizio, perché è l'inizio del craxismo, guardate, poi no, sono gli anni 80, eccetera, e che sono proprio su due cose queste interviste sono, e vorrei che le ricordassimo insieme. Una, la crisi della democrazia, di cui parla apertamente, e guardate, è una cosa che andrebbe riletta adesso, perché sembra che parli anche di oggi, in cui la crisi della democrazia è diventata ancora più palese. E l'altra tira fuori per la prima volta la questione del consumismo. Il consumismo significa la questione centrale della questione ecologica, che non si può più continuare a produrre una quantità di merci superflue, che sono dettate da una spinta a consumare, perché solo la spinta del profitto, non di una spinta per dire quelle cose utili e necessarie, che qui noi abbiamo 10.000 prodotti inutili e poi però non abbiamo gli ospedali che non funzionano, e quindi il problema di come si investono le risorse e così via. Lo dico questo perché in questo momento si stanno facendo una quantità di celebrazioni sul centenario della nascita di Berlinguer, ma queste cose non vengono ricordate e mi sembrano invece quelle di gran lunga più importanti. Tant'è vero che allora noi chiamammo
questa cosa che si fece a Salerno, Salerno perché era vicino ad Elpinia, la seconda svolta di Salerno. Perché la seconda svolta di Salerno? Perché la prima fu quella di Togliatti, quando arrivò nel 44 a Salerno, tornava da decenni di lontananza dall'Italia, e l'esilio, la guerra di Spagna, eccetera, eccetera, arriva nel febbraio del 44, la guerra pienamente in corso, e si guarda intorno e si rende conto che intorno a sé c'ha come lo fa il Partito Comunista? Il Partito Comunista durante il fascismo da noi è durato 20 anni, non come il nazismo è durato solo 10, e quindi c'ha intorno a sé una grande massa anche di giovani che fascisti sono soltanto per il fatto che non conoscono nient'altro che non il fascismo, e capisce che se deve fare un partito nuovo non lo può fare che con quei giovani che escono fuori da un'esperienza nazionale, e perché gli eroici compagni che hanno fatto la prigione, che hanno fatto l'esilio, eccetera, sono ormai lontani dal capire come si è trasformata la società, e quindi fa una svolta molto corposa, molto interessante, con dei bellissimi discorsi rivolti proprio ai giovani fascisti per cercare di interpretare. La storia di questi giovani me la voglio ricordare, perché la storia della Tennessee Walli mi ha fatto ricordare. C'è una cosa strana che pochi si ricordano e rilevano a proposito della storia del Partito Comunista. Mi parlo del Partito Comunista, ma il Partito Comunista, a parte perché io sono vetero comunista, ma però anche perché il Partito Comunista è stato un pezzo talmente importante della storia d'Italia che se parliamo della storia d'Italia non si può parlare di questo. Vi dico a questo proposito, salto da una cosa all'altra, tanto stiamo chiacchierando. La più bella definizione del Partito Comunista che io ho sentito e che uso sempre è stata di Jean-Paul Sartre, grande intellettuale francese, cui piaceva molto l'Italia e veniva quando poteva sempre qui, diventò amico pure di Togliatti, eccetera. Perché a un certo punto Jean-Paul Sartre dice: finalmente ho capito che cosa è il Partito Comunista Italiano. Il Partito Comunista Italiano è l'Italia. Ed è una definizione bellissima, cioè non è una cosa venuta da fuori come il partito francese, il marxismo, una cosa, è una cosa che nasce proprio all'interno di una buonsenso, cultura popolare, straordinaria. E questo è vero, è stata la grande qualità, se no come si faceva ad avere 2 milioni di iscritti? È molto difficile. Pensate solo nel rapporto con la Chiesa Cattolica, no? È evidente che la posizione ufficiale dei partiti comunisti era che la Chiesa Cattolica era altro di sé, non dico quello che dico, quasi. Ecco, com'è stata condotta la questione del rapporto con i cattolici da parte dei 2 milioni di comunisti? Vi racconto soltanto un episodio, ve lo racconto perché è una cosa di cui mi sono occupato e ci ho scritto pure un libro. 1946, Andria, grande luogo, città, paese grosso di braccianti, ancora già un'agricoltura avanzata, perché non più sono contadini, ma invece c'è già la grande azienda agricola e ci sono quindi migliaia di braccianti. Ci sono le elezioni amministrative del 46, e PCT a 55-56% della cosa. Che succede? Che il vescovo fa un editto e dice: i comunisti non sono più autorizzati a fare da padrini alle cresime dei bambini. Che fa il segretario della sezione, il comunista di Andria? Raduna tutti quanti gli iscritti a partito, i simpatizzanti, e con bandiere, con le falce, il martello, rosa, marcia sulla cattedrale. Per fare che cosa? Per rivendicare il diritto dei comunisti a essere padrini alle cresime dei bambini. Questo vi dice tutto, è molto indicativo, no? Perché non è che rinunciano a essere comunisti, ma assumono questa cosa di fare la cresima dei bambini come una cosa propria,
E se ci pensate, poi va avanti così, tutti continuano. C'è Carlin Pedrini che mi racconta sempre, che è il capo di Slow Food, una grande cosa, e mi racconta sempre che è diventato amico del Papa in questo momento, quindi chiacchiera sempre col Papa. E allora mi ha raccontato un episodio, faccio degli aneddoti perché siamo di sabato, allora racconta al Papa che la madre, che era molto osservante, molto cattolica, va a confessarsi ed è la vigilia del voto del 48 e il sacerdote dall'altra parte gli chiede, ma lei per chi vota? E lei gli dice, Partito Comunista. E quell'altro prete dall'altra parte dice, allora io non le posso dare la soluzione. E la madre risponde, e allora se la tenga. Ti dimostra che la forza è stata proprio questa. E ritorno, scusa sempre per questa cosa che hai detto, Tennessee Valley. C'è una cosa curiosa anche questa del Partito Comunista Italiano, curiosa. Quando la Tennessee Valley, allora, il fascismo, voi sapete che c'è avuto anche un aspetto modernizzante, no? Sono state delle cose modernizzate, pezzi di architettura, eccetera, che poi venivano annullati, negati dal modo come era organizzata tutta la società. Però fra questi c'è stato il cinema, perché uno dei figli di Mussolini, Vittorio Mussolini, fu quello che gli venne in mente di fondare Cinecittà, e quindi il Centro Sperimentale di Cinematografia, eccetera. E chi andò al Centro Sperimentale di Cinematografia, che era la cosa più prelibata, perché era nuovo, il cinema era nuovo, beh, quelli che riescono ad entrare concorso lì sono i più intelligenti dei giovani fascisti, perché non è che c'erano altri. E questi giovani fascisti entrano nel centro sperimentale e non conoscono che la cultura fascista, finché succede, diffidano dell'antifascismo perché non ne sanno tanto, sanno soltanto che c'era la poesia ermetica, che erano molto elitari, gli vengono riproposte le figure dell'antifascismo, e invece il fascismo è una cosa, una cultura popolare, in cui loro pensano che sia una bella cosa. Succede che un grande personaggio, diventato un grandissimo critico cinematografico, che si chiamava Arnaim, che insegnava negli studio cinematografici di Berlino all'epoca della Repubblica di Weimar, che era stato un momento molto avanzato di democrazia, eccetera. Vengono le leggi razziali nel 1933 con l'arrivo dei nazisti e lui naturalmente se ne deve andare. Ma siccome le leggi razziali in Italia arrivano solo nel 1938, dove va a riparare? In Italia. E Vittorio Mussolini lo assume come insegnante al centro sperimentale. Lui fa vedere, ma avanti già il cinema americano non si poteva già più vedere col fascismo, lui fa vedere di nascosto i film americani del New Deal, tra cui quelli sulla Tennessee Valley, che sono andati Steinbeck, eccetera, molta letteratura e molto cinema. E per la prima volta questi ragazzi scoprono che la cultura può anche essere cultura popolare, può essere antifascista, che non c'è quella elitaria e quella non elitaria. Chi erano questi qua? Beh, sono stati quelli che poi, quando Togliatti è arrivato appunto a Salerno nel 44, nel frattempo avevano fatto a tempo a intercettare la resistenza, quindi l'avevano fatta, il gruppo dirigente del Partito Comunista che Togliatti disegna già allora, ce n'ha tre nel gruppo dirigente. Uno è Pietro Emirao, centro sperimentale, l'altro è Aligata, centro sperimentale, l'altro è Lizzani. E capite bene che nel gruppo centrale del partito, nuovo Partito Comunista, che ce ne siano tre che escono dal centro sperimentale di cinematografia, è per via di questo Arnaim, che poi naturalmente nel 38 deve scappare, ma è rimasto in contatto con tutti loro, eccetera. Questo vado avanti con gli aneddoti, ho detto perché è sabato, quindi siamo un giorno di ferie, un momento di ferie. Questo mi ha sempre fatto, io ho fatto per parecchi anni presidente della Commissione Cultura del Parlamento Europeo. Nel momento in cui c'era stato un grande braccio di ferro con i
Stati Uniti d'America, perché si scoprì che l'85-90% del mercato audiovisivo, cioè del cinema e della televisione, della produzione eccetera, in Europa era americana. Mitterrand parlò addirittura di genocidio culturale che era stato perpetrato dagli americani in questa cosa. Quindi, e quindi, siccome dall'altra parte c'avevo un capo, diciamo, della produzione, del presidente della produzione hollywoodiana, Jack Valenti, naturalmente emigrato dall'Italia, il nonno, dalla Sicilia, e quindi poi alla fine di litigare, ci siamo litigati e scontrati in tutti i convegni in giro per il mondo, e poi alla fine siamo diventati quasi amici, perché lui era poi uno democratico, diciamo, le cose. E allora lui mi diceva, sì, ma tu sei comunista, eccetera. È bello che una volta poi alla fine mi chiese pure, perché io ero candidata per la Fondazione Comunista in Sicilia, e lui mi disse, se vuoi ti posso aiutare, però tu mi devi dire se ti aiuto di più parlando bene di te o invece parlando male di te, indicandoti come il nemico. Questo per dirvi una cosa. Ma lui mi diceva sempre cose, e io gli rispondevo sempre, ma guarda che i comunisti italiani non sono nati a Mosca, sono nati a Hollywood, perché facevo riferimento a questo pezzo del gruppo dirigente del Partito Comunista che si era diventato di sinistra a partire da queste cose. Bene, tutto questo soltanto per dirvi che ho molto apprezzato tutti questi riferimenti, che sono tutte cose che io credo sarebbe importante. Lo dicevo per la questione della svolta di Salerno, prima di fare, perché questo comitato direzione straordinaria che fu convocata da Togliatti a Salerno, in cui dice basta col compromesso storico, fare l'alternativa, e comincia a fare queste denunce così forti sulla questione della democrazia, sulla questione del consumismo, eccetera, eccetera, sono state chiamate la seconda svolta di Salerno, la prima quella che ha fatto Togliatti, la seconda è quella che ha fatto Berlinguer. Allora, adesso andiamo avanti con le cose. Questa questione di cui si parla in questo libro è una storia molto bella e molto indicativa, andrebbe ben al di là, diciamo, della zona interessata, farla conoscere, perché è una storia molto, molto significativa, e ci deve fare, ci denuncia per prima cosa, perché tutto questo è potuto avvenire, beh, anche perché attorno alla questione della importanza generale che ci sia il bosco attorno al Volturno, non è soltanto qualcosa che interessa la campagna, interessa a tutti quanti. Beh, cioè, è uno dei momenti che dice la prima cosa da fare è la consapevolezza di quello che sta succedendo, perché quello che comincia a mancare è che la gente non è minimamente consapevole di cosa sia la catastrofe ecologica. Penso che al massimo sia il fatto di vabbè, mettiamo qualche pannello e poi è tutto risolto. Ecco, e che ci sia la coscienza di tutto questo non c'è. E la prima cosa che noi dobbiamo fare, se ci poniamo la domanda, ma allora che facciamo, come la facciamo, dove la facciamo? Io credo che sia che dobbiamo aiutare la gente a capire, fare proprio la pazienza di spiegargli le cose, di come stanno succedendo, di che cosa significa, quanti sono quelli che sanno che sulla crosta della terra oramai c'è 30% di terra sterile, e che quindi tra un po' ci avremo le cose da mangiare, da coltivare, perché le materie prime, le 13 materie prime rare per le quali si rischiamo di arrivare alla guerra mondiale, che sono il litio, quello che serve per i motori elettrici, eccetera, eccetera, va bene, ma la prima materia importante è il mangiare, è quello che l'agricoltura ci produce, se la terra è sterile. Capite che se non si ripara questo, ieri abbiamo fatto una riunione, mi parlava Gianfranco, perché oggi la prima questione importante che abbiamo da trattare è la questione dell'agricoltura ed è la riproposizione della necessità che si torni al lavoro dei campi. Il lavoro più moderno che oggi un giovane può fare è il contadino, perché quella è l'urgenza. Naturalmente per fare il contadino bisogna dargli le condizioni, le possibilità di esserlo, no? Non basta andare in campagna
Ma quindi che è tutta un'altra lotta che noi dobbiamo condurre, di fare in modo che il libro che abbiamo presentato ieri si chiama Reddito di contadinanza, che vuol dire per fare il contadino bisogna che ci siano non solo i soldi per accettarci, perché il reddito dei contadini è scandalosamente più basso di quelli di tutti, di qualsiasi altro lavoro, ma c'è anche un problema di vita. Non c'è nessun ragazzo che gli puoi chiedere di andare a fare il contadino se non può mai prendersi neanche una vacanza di weekend perché deve stare ancorato lì, perché bisogna andare da mangiare alle vacche, eccetera. Però sono tutte cose, le nuove tecnologie, se ci si occupasse pure dell'agricoltura l'avrebbero risolte da tempo. Nessun giovane gli può andare a chiedere di andare in un posto dove non c'è la connessione ad internet e di tutte quante le colline, le zone, l'Italia interna dove ci sono. C'è, e quindi per fare questa operazione c'è una battaglia da fare molto complessiva e che va fatta. Però va bene, badate, perché il giovane che è arrivato a Torino negli anni 50, scappando dal Molise, dalla Calabria, dalla Sicilia, con il miraggio della modernità, finalmente della modernità, cioè Torino e la Fiat, ci sono dei bellissimi film, ce n'è uno di scuola che si chiama Trevico Torino, scusatemi perché non posso chiudere il telefono, perché se chiudo il telefono non sento più, scusate. E non sento più, ho un apparecchio dentro il telefono che mi aiuta a sentire nelle orecchie, per cui se lo spengo poi non sento più, quindi bisogna suonare continuamente. Dicevo, Trevico Torino, c'è cioè, i ragazzi che arrivano con gli occhi luccicanti quando vedete Torino, la Fiat, eccetera, è stata quella generazione. Questi sono i nonni, ormai i bisnonni si potremmo dire, di quelli che oggi vedono la Fiat in sfacelo, no? È uno spettacolo di una tristezza terribile vederla, no? Dei grandi capannoni vuoti, ormai sfasciati e tutti, e che fanno quale mestiere? Si arrangiano a fare il rider, per esempio, no? I badanti, cioè sono questi mestieri, diciamo, non solo precari, ma anche avvilenti, no? Che sono quelli in fondo dei servitori, no? Tutti i bar che ci abbiamo, ma vi rendete conto del numero di bar che ci abbiamo? Tutti quanti, i giovani vanno a fare cameriera al bar, non possiamo pensare a una società di questo genere. E allora riproporre invece di andare a ripescare il pezzo di terra che il bisnonno ha lasciato ormai incolto, abbandonato in tutto quanto, non è solo il mezzogiorno, badate, è tutta la rete dell'Appennino all'interno, al centro dell'Italia, dove ormai c'è paesi che sono abbandonati. E questo è drammatico, perché è drammatico non solo per la sorte appunto di questi che non ci se ne occupa più, ma perché il rischio grandissimo oggi che c'è è l'urbanizzazione. Siamo arrivati a un livello di urbanizzazione per cui la terra non ce la fa più, l'umanità non ce la farà più a vivere. E allora una delle cose che bisogna porci è come ricolleghiamo la campagna alla città. L'ideale sarebbe pensare che non ci siano più le città, ma ci siano invece una rete che mischia l'industria con l'agricoltura e la vita urbana con la vita della campagna, di nuovo ricostruendo quello che era stato il tessuto umano nella storia della civiltà. Adesso invece abbiamo queste urbanizzazione sempre più spaventose, le nostre città sono ormai impraticabili, eccetera, per questa concentrazione, il miraggio di andare in città, e bisogna rovesciare questa cosa. E uno dei primi problemi, c'è un architetto urbanista che ha parlato, adesso non lo vedo più, è che insomma, il primo problema, il risanamento urbano, è fondamentale. Bisogna cominciare a pensare che le città non si può più cementificare, bisogna rammendare, e allora bisogna andare a vedere tutti gli spazi già costruiti che possono essere ristrutturati e rimessi in piedi per farcene, per fare una città che dovrebbe essere disegnata dai gruppi femministi. Vorrei che ci facesse, io ho messo su una task force sulle questioni dell'ecologia,
dove ci sono un po' tutti quanti competenti delle varie aspetti dell'ecologia, e la prima cosa che abbiamo fatto è abbiamo fatto un'assemblea fra il sindacato edili e i gruppi femministi, perché le donne hanno finalmente diritto di dire come vogliono la città, non solo loro che l'hanno disegnata in passato come sappiamo, e le donne vogliono una città che è diversa da come è fatta adesso. Bisogna guardare la transizione urbana, che ci sia lo spazio perché ci siano quello che aiuta a socializzare i lavori di cura. Noi vogliamo dire in un grande pezzo, diciamo, immobiliare, dobbiamo trovare gli spazi perché io possa lasciare il nonno ammalato quando devo andare a lavorare e che me lo tengono in cura, o anche il bambino quando gli viene il morbillo che non lo posso mandare a scuola. Insomma, c'è da ridisegnare molto e da ritrovare soggetti diversi che se ne occupino, per ripensare tutti noi che cosa facciamo e cosa non facciamo. Quindi,